Ma quanto sembro più youtuber professional con questa nuova inquadratura con la quale posso guardarvi negli occhi, dritto nelle pupille dei vostri occhi per leggere tutti i vostri peccati e i vostri segreti. In realtà ho dovuto cambiare inquadratura perché ho messo un monitor verticale qui a sinistra che mi copriva la fotocamera. Sono un imbecille, sì, adesso mi vedete meglio, sì, ma quelli sono dettagli. Benvenuti, finalmente, su Five Nights at Freddy's Into the Pit. Ah no, ma non devo guardare più là, devo guardare là, scusate queste abitudini. Premi un tasto qualsiasi per iniziare. Ho cambiato anche monitor, ho un monitor gigantesco, ovviamente devo guardare sempre di là, cervello. Adesso la webcam è lì, non è lì, lì c'è il monitor, lì c'è la webcam, devo guardarvi negli occhi. Dicevo, ho preso un monitor più grande per cagarmi addosso meglio. Iniziamo una nuova partita. Vuoto, il vuoto che sento non guardando più lì e non trovando più la webcam. Per un'esperienza ottimale sposto il cursore finché non vedrai a malapena l'immagine al centro. Ecco, il problema è che l'immagine al centro è cieca e a me cieca mi mette leggermente ansia. Confermiamo e iniziamo. Difficoltà spaventosa o inquietante? Scusami, non esiste una via di mezzo? Tipo piccolo jumpscare o non troppo spaventosa, piccola paura? Andiamo di spaventosa, che di inquietante ci sono già io. Vuoi procedere con queste impostazioni? Certo che voglio procedere. Entriamo, devo guardare là. Entriamo in questa nuova serie FNAF Into the Pit. Una volta tanto non potrebbe succedere qualcosa di interessante qui intorno? Anche io me lo chiedo spesso. Il problema è che l'ultima volta è passato un aereo che ha distrutto le finestre, quindi magari va bene così. Osvaldo, dobbiamo andare, va bene papà. Ma che figata di animazioni, perché sto disegnando degli animatronics? Va bene, non ci facciamo domande, devo guardare lì, sto per spaccarmi la testa nel monitor. No, che è nuovo. Non c'è nessun altro posto in cui possiamo andare. La pizza è stata buona le prime due volte, ma vorrei proprio fare qualcosa di nuovo. Osvaldo, tu devi andare dagli animatronics, va bene? Gli ho promesso che gli avrei regalato la tua anima. Volevo dire, figliuolo, ti voglio bene, pizza buona. Dai su, Oz. Cos'è il mago di Oz? Jeff's non può essere il posto peggiore in assoluto da frequentare. Tutti i giorni la stessa storia, per tutta l'estate. Entro, ordino una pizza, il commesso mi accoltella, poi esco e tu mi devi curare. No, non è vero. Fisso per ore le pareti gialle macchiate di olio e aspetto che torni a prendermi. Che schifo! Che c'è di divertente? Sono quasi contento che domani inizi la scuola, così quel posto mi tocca vederlo solo nei weekend. Mi dispiace, figliolo. Lo so, nessun bambino dovrebbe avere come unico svago una pizzeria malandata, ma Jeff's è l'unica opzione, l'unica che possiamo permetterci. Lo sa... Lo sai che i soldi scarseggiano da quando la fabbrica ha chiuso? Ma quando passerò a tempo pieno al corner store, ammesso che il corner store duri tanto a lungo, papà, eh? Ma guardate gli occhi del padre! Guardate gli occhi del padre nel coso, nel fanalino retrovisore, sta tipo così. Sto guidando! Ti giuro che non mi hanno costretto. In questa città tutto muore o è già morto. Cos'è, uno spoiler? Moriranno tutti? E non si sa mai chi sarà il prossimo a chiudere. Perché non possiamo trasferirci nella città accanto, dove si stanno spostando tutti? Tutti i miei amici sono andati lì. Per la nonna non sarà difficile qualche chilometro di viaggio a piedi. La webcam è lì, stupido cervello. Lì, lì, devo guardare lì. Ragazzi, scusate, l'abitudine. Dopo 300 video guardando di là, adesso guarderò un po' di là. Guardare lì, io guardare lì, cervello, guardare lì, molto bene, continuiamo. Beh, a meno che le sue ossa fragili non si rassodino nella notte, trasferirci è fuori questione. Puntini, puntini, puntini. Disapprovo questo comportamento, padre. La darò da mangiare ai miei amici animatronics. Credo. Non possiamo impacchettare la nonna in un rotolo di pluriball? Figliuolo, hai preso le medicine? Magari fosse così facile. Papà, hai preso le medicine anche tu? Ma sono tutti pazzi! Anche con tutta la forza sconfinata del pluriball, lei è troppo delicata e la cosa non cambierà. Ah, dici, si spacca lo stesso? Sig. Non lo so, ha pianto perché non può arrotolare la nonna nel pluriball. Qualcuno mi aiuti. A proposito di cose che non cambiano, scommetto che l'opossum è ancora all'angolo con il semaforo. C'è un opossum al semaforo? Al semaforo? Ah sì? Facciamo un gioco. Se quell'animaletto è ancora lì, ti darò un dollaro extra per un'altra fetta di pizza da Jeff. E vai! Io veramente non ci volevo andare. Che schifo! Dov'è il procione? Ah! Pensavo che il procione fosse vivo. Ancora morto. Direi Jeff's Pizza. Quindi non siamo
nella pizzeria di FNAF o è il vecchio nome della pizzeria di FNAF, le cose miglioreranno, Oz. Certo, non possono peggiorare. Adesso esplode la macchina. Bow! Scusate, è che ogni tanto mi faccio... Oh, l'asta del microfono. Ok, sono posizionato. Sono posizionato. Certo, non possono peggiorare. Ecco lo spirito giusto. No, papà, mamma mia, che ansia di bambino. Sembra Sonic il porcospino. Il padre se ne sta andando, non se ne frega nulla che razza di padre sono, se non riesco a renderlo felice. Tralasciando che non posso permettermi di comprargli altro che pizza. Cioè, lui si veste con la pizza, mangia la pizza, si siede sulla pizza, solo pizza. Mi dispiace che le cose siano andate così, Osvaldo. Tranquillo, papà. Mi diverto alla Jeff's pizza. Sei di nuovo in ritardo, papà. Papà? Ma dov'è il padre? Dov'è il padre? Ricordi quando questo era il luogo di ritrovo per eccellenza? Altro che, i miei ci portavano di continuo. Ricordo ancora quando giocavo nella vasca delle palline e mi venivano i funghi alla pelle. Ma che schifo! Ma che schifo! Ma come i funghi alla pelle? Appunto! Sarà per questo che è ancora chiusa. E anche perché ci siamo capiti. Cos'è successo? Una vasca delle palline segreta? Ok. Oh! Raga! Raga, cerca la vasca delle palline! Ma sto gioco è fotonico! Aspetta, mappa! Ok, sala con i tavoli, sala per le feste, cucina, backstage. Va bene. Ok, una vasca delle palline segreta, cerca la vasca delle palline. L'ho capito che devo cercare una vasca delle palline. Guardate come corre. Aspetta, ho mangiato troppa pizza. E io, la vasca delle palline, dall'altra parte ce la posso fare. Non parliamo più di quella disgustosa vasca delle palline. Ah, non era mio padre, era il padre degli altri. Va bene, posso entrare in questa porta? Ho trovato la vasca delle palline all'istante. Esiste davvero. Ha un aspetto schifoso, ma chissà come reagirebbe papà se mi nascondessi e fossi dato momentaneamente per disperso. No, tu sei un malato, devi stare zitto. Non ti puoi nascondere nella vasca delle palline col tetano e i funghi. Forse imparerebbe a non lasciarmi tutto il giorno in un posto così inquietante. Certo, certo, imparerebbe a non lasciarmi in una pizzeria a mangiare pizza. Maledetto microfono, però mi ficco nella vasca delle palline. Ah! Sono cagato leggermente sotto. Posso entrare? Spero di non beccarmi un'infezione agli occhi. No, spero che ti becchi un'infezione a tutto il corpo e si staccano gli arti. Bambino stupido! Nella vasca, kawabunga! Esplora i dintorni. Ma che? Sono finito nella pizzeria di FNAF. Ci sono gli animatronics disegnati. Questi personaggi assomigliano a quelli che disegno. È vero! Perché lui stava disegnando gli animatronics, ma effettivamente non ha mai visto gli animatronics. Guarda come si divertono. Guarda questo bambino. Divertiamoci! Sì! Divertiamoci un po'! I baby animatronics! Oh mamma mia, cos'è quella bestia di Satana che sta ballando sul palco! Balla anche tu, Osvaldo! Ok, Bonnie è il migliore! Secondo te suona canzoni a richiesta? Che vuol dire suona canzoni a richiesta? Scusate, un orso marrone, un coniglio viola e una specie di uccello femmina. Spaventosi. Eppure sembra che piacciono a tutti. Sì, Freddy e Bonnie piacciono a tutti. Chica invece, no, Chica la odio, mi dà fastidio. Posso entrare qui dentro? No, perché è riservato allo staff. E infatti c'è scritto solo per lo staff. Ehi, amico, che vestiti da sballo? Mai visto niente di simile, fratello? Grazie. E a me piace la tua maglia di Futuro del Flashback. Tra i film vecchi è il mio preferito. Vecchi? Ma che stai dicendo? Sei uscito tipo 3 settimane fa? Cioè quindi sono tornato indietro nel tempo? Calmati, ti sta solo prendendo in giro. Mi chiamo Mike, lui è Chip. Tu ce l'hai un nome? Mi chiamo Osvaldo. Bel nome il vostro. Mio padre mi odia, quindi mi ha chiamato Osvaldo. Il ragazzo pazzo. Perché pazzo fa rima con ragazzo. Sapete cosa fa rima con Osvaldo? Cammello. Osvaldo, come il mago. Il mago? Il mago di Osvaldo. L'avevo detto all'inizio! Signor editor, un piccolo rallenti. Quando c'era scritto Oz, ho detto sì, il mago di Oz. Cos'è il mago di Oz? Ho predetto tutto! Ah sì, l'ho visto una volta. I miei genitori mi chiamano Oz. Sarà da lì che lo hanno preso. Come mai non ti ho mai visto in giro, Oz? Vuoi fare il furbo con noi, Oz?
Vuoi fare il bulletto con noi oggi? Io sono entrato in una vasca di palline. Sono finito qui, per favore aiutatemi. Ah, sei un tipo simpatico. Non c'è niente di male a essere l'ultimo arrivato, Oz. La nuova fabbrica sta attirando in città un sacco di gente come te. Era la fabbrica nella quale lavorava il padre prima di essere licenziato, quindi sono tornato indietro nel tempo, quando la Jeff's Pizzeria era la pizzeria di FNAF nuova, una fabbrica nuova e fumante. Il mio papà lavora lì, e anche il papà di Mike. Cacchio, scommetto che anche tuo padre ha trovato lavoro lì. Cosa? Ma Chip, bello mio, mi stai stressando il nuovo arrivato. Facciamolo divertire nel frattempo che si ambienta. Vuoi giocare a pizza roller? Sembra divertente, ma non credo che dovrei essere qui. No, sei solo uscito da una piscina di palline. E dove altro dovresti essere? Ragazzi, non ditemi che l'ho visto solo io, quella bestia di Satana che ha aperto la porta. Seguici fino alla sala giochi. Raga, non so cosa stia succedendo, ma non faccio male a nessuno se resto qui per un po'. Sempre meglio che nascondersi in quella disgustosa vasca delle palline. E poi chissà quando arriverà papà. Mai, probabilmente, perché sarai morto. La porta è chiusa a chiave. Ragazzi, quella porta si è aperta e c'era un mostro. Signor editor, c'era un mostro. Qui ci dovrebbe essere Foxy, tecnicamente. Qui è la sala giochi? Salve, buongiorno. Che cos'è? Un coupon per il party piratesco di Foxy. Io sono il mago di Oz, sono un indovino, l'ho appena detto ed è appena uscito. Non ti ho detto di entrare. Chi ti ha detto di entrare? C'è un regalo. Posso entrare? Dovrei guardarmi intorno. Ok, ok, va bene. Posso prendere una bibita? Gazzosa al gusto pizza? Neanche voglio immaginare di cosa sappia. Di pizza. C'è scritto al gusto pizza. Quindi di cosa vuoi che sappia? È come la lemon soda al limone. Chissà di cosa saprà mai la lemon soda al limone. Di arance, no? Di lemon soda. Ragazzi, hai mai giocato a pizza roller, Oz? A pizza roller, Oz? A pizza, ti do una pizza. Ti spiace. Su un animatronics, non a pizza roller, ma conosco qualcosa di molto simile. Non mi sorprende. È il modello più recente e più in voga del Fazbear. In che senso del Fazbear? Abbiamo delle cosucce piuttosto esclusive qui. Ah, che bello, fantastico. Cos'è il Fazbear? Ah, un bambino che non conosce il Fazbear. Devi essere eliminato. Polizia, sei uno spasso, amico. Tieni, prendi una pallina e ti spieghiamo come giocare. Cominci contro di me. Ci andrò piano, forse. Ah, quindi. Che figo! L'obiettivo è di fare più punti che puoi lanciando le palline nell'anello con il bersaglio. Alla fine c'è una rampa che ti spara la pallina in aria, perciò bisogna dosare bene la velocità. Sta a vedere. Ok. Ma fortissimo! Ah, devo premere spazio? Aspetta. Guarda, faccio cacare. Fatto 10. Lesgoschi? Che peccato. Tuo padre. Tocca a me. No. Dove lo fa andare? Nel 50. Ma non mi dire. Non mi dire. Sei proprio bravo, Mike. Mike è il miglior giocatore di pizza roller in città. È di una bravura quasi inverosimile, secondo me. Adesso tu morirai, perché sei stato sconfitto da Mike. Non è stato un grande sforzo. Sono stato confinato qua tutta l'estate mentre i miei lavoravano. Ma perderò la mano quando torneremo tutti a scuola. No, tu la perderai adesso, perché te la stacco io la mano. Guarda. Sai farlo questo? Se fa di nuovo 100 impazzisco. Come fa? A scuola? Vai anche tu alla Westbrook? Beh, ovvio. La Westbrook è l'unica scuola nei paraggi, ma ti faccio vedere io. Vai! Let's go! Molto bene. Non può vincere sempre. Vabbè, però. Ma fai cagare. Ho saputo dire che quest'anno avremo una nuova professoressa. Mi pare si chiami Miss Meacham. Ultima pallina, Oz. Fa un bel tiro. Ci penso io. Mi sono allenato tutta l'estate. Ah, imbattuto. Mo gli tira un pugno e vinco io, perché l'avversario è andato KO, giusto? Amico, non c'era bisogno di andarci giù pesante col nuovo arrivato. Adesso dobbiamo ammazzarlo. Lo sto solo spronando a fare meglio la prossima volta, hai capito? Che ne dici di giocare ad acchiapparello? Bello! Sì, così potremmo mostrare il posto a Oz. Dico, ma certo, forte. Comincio io a fare il mostro, preparatevi a scappare. Aspetta, vado qua dentro. La porta è chiusa a chiave. Diamine! Dove vado? Aspetta, corri. Qua dentro? Ok? Mi nascondo qua. Va bene. Non farti beccare. No! Dove mi nascondo? Torno indietro. Non si muove. Aiuto! Lasciami perdere. No! Mi ha preso! Come si fa? C'è un sacco di gente oggi. Sarebbe stato impossibile seminarti, Chip. Mi sa che hai ragione. Sono tutti qui per un'ultima partita prima che inizi la scuola. Allora perché non giochiamo a nascondino? Ma... trova un nascondiglio. Qui dentro? No, è chiusa a chiave. Posso nascondermi qui, amici?
Mi servono altri gettoni miei, li ho persi nella vasca delle palline. Qui dentro? La porta è chiusa, per fortuna. Dove mi posso nascondere? Aspetta, non mi posso nascondere nella roba di Foxy? Quel ragazzo sta mangiando una pizza con sopra ketchup e pasta. Che schifo! Sono a favore delle sperimentazioni, ma questo è un abominio. È ovvio che non hai mai provato la pizza con l'ananas. L'ananas sulla pizza, povera umanità. Bello, mi piace questo meme in cui c'è stata la pizza con l'ananas. Mi posso... No, dove mi posso nascondere? Qua dentro? Qua? Devo guardarmi intorno? Ho capito, ma dove mi nascondo? Qua... Aspetta, lui entra, va bene. Qua, quanti biglietti serviranno per ottenere un coupon? 71.450. Dove mi nascondo? Raga, non ci sono nascondigli. Sì, servono i coupon, va bene. Da questa parte. È aperta! Questo non mi piace tantissimo. Una tuta vuota. Scommetto che non verranno mai. No! No, no. Giugno 1985. È proprio come in quel film. Sento dei passi, meglio nascondermi. AD telecamera panoramica. L'indicatore mostra quanto rumore stai facendo. Fa piano. Spero che Mike non mi abbia sentito. Devo nascondermi in fretta. Dove vai? Bambino, non nelle grate. Bambino, non nelle grate. Bambino, non nelle grate. Bel tentativo, ma ti sento, Chip. Chi se ne hai già trovato, Oz? Non ancora. È molto silenzioso, a differenza tua. Perché io sono un assassino esperto. Volevo dire, forse lo trovo io per primo. Non mi troveranno mai. Mi sono cagato addosso. Tengo premuto, scusa. Lascia. Che cos'era quello schifo? Esatto, che diavolo era quella cosa? Fortuna che non mi hai visto. Probabilmente è vietato stare qui dentro, ok? Che sta succedendo? Non lo so. Mi sono momentaneamente spostato a destra perché ho notato che non leggevate i dialoghi. Ok che li leggo tutti, ma almeno potete vedere. Ah! Scusa, uomo spaventato. Presto, prendo i bambini. Prendi i bambini, le vecchie, gli adulti. Portiamoli via. Oh, mamma mia. E là? C'è nessuno? Chip, Mike? Accidenti, non serve alzare la voce. C'è troppa gente che urla. Dove sono finiti? Sono morti. Cosa sta su... Posso rientrare nella tuta? Bello, non mi serve a niente. Ah, se corro faccio rumore. Ok, guarda. Posso entrare qui? Posso uscire da questa parte? C'è qualcosa che la blocca. O qualcuno. Dana non si muove. Fantastico, immagino ci sia solo una via d'uscita. Questi regali sono vuoti. Spero che siano decorativi, altrimenti c'è un bambino che sta per vivere il peggior compleanno della sua vita. Tipo tu, bro. Stanno morendo tutti, non so se te ne sei accorto, così giusto per... E là? C'è nessuno? Si direbbe uno di quei rompicapo con le tessere scorrevoli, non mi interessa particolarmente. Ciao, posso prendere il martello? No? Non posso prendere il martello, posso scappare? Posso andare via? Scava, via! Via dalla pizzeria, via, via! Andiamo! Dovrei andarmene e basta. Sì! Stanno scappando tutti. Hai visto un mostro 2 minuti fa. Finito il gioco? Andrei dove? A fare cosa? Sì, comunque è la pizzeria di Fred. Davvero? Ok, quindi era tipo un troll. Continuiamo nel prossimo episodio.